Allora, devo dire che l'esperienza di Sanremo mi ha fortificata tanto, perché Sanremo mette alla prova la tua emotività, mette alla prova la tua resistenza fisica, mette alla prova la tua personalità, quindi alla fine se ne esci viva, alla fine ti senti comunque più forte. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far conoscere la mia musica, far conoscere il mio progetto discografico che appunto, come possiamo vedere, va oltre Io non so cos'è l'amore. E quindi ho sempre detto che Sanremo per me era un punto di partenza. Quindi al di là di come è andata, secondo me è importante comunque che sia arrivato il messaggio che appunto ci sia dell'altro oltre a quel pezzo. E poi ho avuto la fortuna di conoscere tanti artisti, ho conosciuto Bello. Nek, che è un grandissimo artista, ho conosciuto Masini, ho conosciuto Raff, che sono tutti artisti che tu li vedi che più sono grandi, più sono umili. È vero. E poi ho conosciuto Annalisa, ho conosciuto Shanti, che è una ragazza sempre delle nuove proposte, che è carinissima. Per cui a livello umano devo dirti che forse sono sempre la stessa, se non sono migliorata forse, nel senso che quando vivi delle esperienze, delle emozioni forti, ti sensibilizzi ancora di più, no? E hai anche più consapevolezza di quello che ti gira intorno. Che Il Diavolo è Gentile è in realtà il titolo di un pezzo appunto dell'album. Questo pezzo diciamo che è una sorta di sfogo, dove io ripeto, sputo quasi delle parole una dopo l'altra, però Il Diavolo è Gentile è fondamentalmente una provocazione. È una provocazione che è rivolta ad una realtà fondamentalmente fatta sempre più di apparenze che di essenze, nel senso che io mi giro intorno, siccome sono una ragazza abbastanza sensibile e profonda, noto delle cose, delle sfumature che magari possono sfuggire, no? E quindi per queste sfumature gioisco e soffro allo stesso tempo. Quindi Il Diavolo è Gentile magari è anche il pregiudizio, e non andare oltre, essere lasciati al buio con un accendino in mano. Conoscere delle persone che magari sono in un certo modo, indossano una certa maschera che poi si rivelano tutt'altro. Quindi è un titolo che rappresenta pienamente proprio il concetto del disco. Allora, fondamentalmente l'amore è uno degli argomenti che girano intorno a questo disco, perché alla fine l'amore non ci prendiamo in giro, è quello che ci fa muovere, che muove tutto ciò che ci circonda, del motore, no? Della vita. Però in questo disco appunto io ripeto delle frasi continuamente per dirti io voglio vivere tutta la vita che c'è, cioè c'è un inno alla vita, un inno al godersi la vita, al cercare di evidenziare le cose più positive che la vita ci può portare, cioè per quanto si possa soffrire, per quanto magari ci sono 30 giornate no, no? C'è sempre però quella consapevolezza che la vita è una cosa bella, e può sembrare banale come cosa, però non è banale, capito? Poi si parla anche di fragilità, di forza. C'è un pezzo che si intitola Sogni di vetro, che detto così, che significa? Sogni di vetro in realtà mette in evidenza una fragilità, perché i sogni di vetro possono apparire fragili. Ma in realtà i sogni di vetro sono molto più forti di quanto si possa pensare, no? Quindi anche la capacità di mostrarsi nudi senza aver vergogna, no? Cioè essere se stessi e rivelarsi, svelarsi. Poi a un certo punto io dico che si sposa il sangue all'anima, cioè nel senso io uso tantissimo parole come sangue, vene, polsi, l'amore più violento, perché mi piace proprio pensare a delle immagini concrete, delle immagini proprio, come posso dirti, crude, delle immagini terrene, no? Però allo stesso tempo, siccome appunto c'è quest'anima abbastanza sensibile, cercare anche di comunicare con un linguaggio un attimino un po' più, no, etereo, però un attimino meno terreno, ma che si eleva, no? Quindi c'è l'anima e c'è il sangue che si sposano insieme. Sì. Poi un altro pezzo che si intitola Nessuno è libero, cioè alla fine tutti siamo schiavi di qualcosa, siamo schiavi di un'abitudine, siamo schiavi di un vizio, del tempo, perché non abbiamo mai tempo per le cose che vogliamo fare, ma in realtà non è vero, perché il tempo ce l'abbiamo se vogliamo.
nessuno è libero, ma noi siamo liberi, cioè che l'amore alla fine è l'unica cosa che ci rende liberi, perché tu quando ami ti senti proprio libera in quel momento, ti senti un qualcosa, capito? E quindi sono tutti argomenti appunto che girano intorno a questo disco, che si distaccano un po' dagli argomenti dell'amore, perché sì, l'amore è importante, però c'è la, appunto la profondità, c'è la forza, c'è la debolezza, c'è la fragilità, c'è l'importanza, capito? E quindi anche l'equilibrio fragile, per dirti, no? L'equilibrio fragile è un titolo abbastanza complicato, no? Però nella sua complessità è semplice. Nel senso che l'equilibrio fragile è fondamentalmente lasciarsi andare nella giusta direzione. Tu dici che cosa significa? Cioè, quando tu ami, no? Oppure quando vivi un'emozione, un'esperienza, cerchi sempre di lasciarti andare, no? Però allo stesso tempo, secondo me, bisogna mantenere un certo tipo di equilibrio per non cadere, cioè lasciandosi andare però stando in equilibrio. Ed è difficile, forse sì, è un equilibrio fragile, sì. Cioè non è una... E quindi diciamo che il disco è un po' tutto questo. Cioè adesso ti ho citato alcuni brani proprio per farti capire nei dettagli, sì, sì, di cosa parla tutto il disco. Diciamo, no, il disco è anche il risultato di un po' dei miei gusti musicali, delle mie preferenze musicali, no? Che alla fine, bene o male, sono contenute nel disco, nel senso che io ho fatto una ricerca specifica, una ricerca di, appunto, di linguaggio, di un certo sound con i miei produttori, però alla fine, che ne so, le mie preferenze che vanno su Lordi piuttosto che su Chris Martin o Dylan, che è una cantatrice tedesca, o Anthony Den Johnson, per dirti, no? Sì, sì. Alla fine è come un libro che tu leggi, no? Anche se magari non ti ricordi tutta la storia, dici di che parla quel libro? Sì, dici, certo. Non mi ricordo, no? Capita, perché magari ti soffermi più sui particolari piuttosto che sulla storia, alla fine tipo queste cose ti restano tutte nello stomaco, cioè girano in qualche modo dentro di te, e poi non si sa come vengono fuori e te le ritrovi, no? Che non significa riproporle, significa creare un mondo che poi è il tuo, capito? Che però proviene da un certo tipo di ascolto, un certo tipo di percorso che hai fatto. Secondo me io sono al punto zero, cioè nel senso che il punto di, che non è un punto negativo, no. È un punto di partenza, cioè è proprio il punto zero, ok, si inizia, perché alla fine anche dopo Sanremo, anche dopo, che ne so, aver conosciuto i miei produttori, io sono fatta così, cioè non mi adagio mai. Sono sempre la tipa che quando ha imparato una cosa ne vuole imparare subito un'altra. Perché? Perché mi piace proprio muovermi, non restare ferma. Quindi io spero che comunque possa fare ancora tanta strada sotto la guida dei miei produttori. Insisto, perché proprio io sono fortunata, se te lo voglio dire, di stare con loro, perché sono pazzeschi. Sono veramente due artisti con la maiuscola, per cui io spero di poter crescere tanto, perché devo crescere come tutti, cioè nel senso che magari io penso che anche a 40 anni io dirò devo crescere, no? E spero comunque di farlo sempre sotto la loro guida. Poi ho conosciuto Lucariello, che è l'ex, sì, cantante di Alma Magretta, che anche lui mi ha aiutato tantissimo, nel senso che io a 13 anni sono entrata per la prima volta in uno studio di registrazione, quindi ho capito cosa significa l'approccio con un microfono diverso, cosa significa la parola arrangiamento, per cui lui, anche lui è un grandissimo artista che io stimo tanto. E poi tra l'altro è anche un mio amico, nel senso che ogni tanto ci sentiamo ed è bello, secondo me, poi col tempo continuare a coltivare dei rapporti che non sono soltanto artistici, ma sono proprio rapporti, come posso dirti, che vengono anche da provengono da una stima, no? Ed è importante. La cosa che più mi dispiace è il non riuscire a comunicare come io vorrei
con le persone, cioè nel senso, voi non voi, comunque ci sono dei filtri, no? E sul web, o che ne so, in televisione, oppure che se magari delle persone leggono una mia intervista scritta, no? C'è sempre un filtro invisibile che ci separa. Quindi ho detto, può essere che creando questo blog, quindi raccontandomi, raccontando anche delle cose non private, però le cose più, le mie sfumature, no, caratteriali, ho la possibilità di mettermi in comunicazione, cioè comunicare, mettere in comune qualcosa con gli altri. E quindi adesso il blog l'ho aperto una settimana fa, se non sbaglio, sì. E quindi l'obiettivo è proprio quello di aggiungere sempre più esperienze di vita, di conseguenza scrivere delle cose per poterle condividere con gli altri. Vabbè. Al di là della musica, perché poi ci si ritrova, no? La musica deve somigliare a quello che tu sei, a quello che certo. tu scrivi, a quello che tu racconti, a come lo racconti, quindi sono contenta. Grazie mille a voi prima di tutto per questa intervista, e voglio fare un saluto speciale a Fan Week. Un bacio da Rachele, a presto.